porto al collo questo micro purificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo. Ok? È tecnologia che andrebbe distribuita alle forze di polizia del paese, a tutti i sanitari impegnati, perché questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus con la tecnologia. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Allora, questa perla di saggezza ce l'ha regalata in audizione alla Commissione parlamentare, alla Camera dei Deputati, Giuseppe Tiani, che è il presidente di un grande sindacato di polizia, il SIAP, ed è anche il presidente di Innova Puglia, che è un ente regionale pugliese che gestisce gli appalti regionali, anche quelli sanitari. Naturalmente, vedendo questa scena, ci è venuta una domanda in testa. Ma noi in che mani siamo? E perché ci è venuta in testa questa domanda? Perché questa scena arriva quando abbiamo già visto altre due scene incredibili. Di una sono stata testimone oculare, è successo l'altra sera nello studio di Massimo Giletti, è arrivato Saverio Cotticelli, ex generale dei Carabinieri, commissario alla sanità in Calabria, e a un certo punto ci ha detto che lui addirittura deve indagare su se stesso. Vi faccio sentire un pezzettino perché dobbiamo capire crescendo, secondo me, stamattina. Vediamolo. Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so in quel momento che cosa mi sia successo. La mia famiglia non mi ha riconosciuto. Io stesso non connettevo, dottore. Allora, lui non connetteva, forse aveva avuto un malore, forse addirittura l'avevano drogato. E allora che succede? Che al suo posto arriva Giuseppe Zuccatelli, manager sanitario, super esperto. Ebbene, questo signore qui però a fine maggio, il 27 maggio, quando eravamo praticamente, stavamo uscendo faticosamente dal lockdown, dice una cosa incredibile sulle mascherine. Lui non ci crede alle mascherine, dice l'unico modo per prendersi il Covid, sentiamo dalla sua propria voce, perché anche lì vale la pena risentirlo. Se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo metti il culo. Allora, 15 minuti con la lingua in bocca per prendere il Covid al 27 maggio, e questo signore qui deve essere quello che prende in mano la malandatissima sanità calabrese. Quindi io me lo richiedo, ma noi in che mani siamo? E vi dico una cosa, a mio parere c'è una questione grande come una casa ed è la qualità della nostra classe dirigente. Se siamo in guerra, come ci dicono praticamente tutti, con che armi e con che esercito stiamo combattendo questa guerra? Con i generali in pensione, con i ciondoli magici? Spero di no, davvero. Sigla. Uno spritz in meno per evitare il lockdown. Scelta del governo, se lo fa aiuta il paese, se non lo fa non aiuta il paese. L'RT in qualche modo ha mostrato nell'ultimo periodo diciamo, rallentamento nella sua crescita. Vorrei ricordare anche che per legge si invita a non creare assembramenti. Di cosa stiamo parlando? La persona non riceve la dovuta assistenza, allora è possibile che tenda ad andare verso il pronto soccorso. Siamo qui in pronto soccorso, in macchina da mezzogiorno, con la nostra bombola di ossigeno. Micro purificatore d'aria. Spero che il prossimo commissario per la Calabria sia calabrese. Tra poco entrerà in vigore la zona arancione in tutta la Liguria. Dobbiamo assolutamente mettere da parte i veleni, le polemiche e riprendere a ragionare come un grande paese.
Allora, eccoci qua, è un'altra giornata complicata, signori miei. Allora, che succede? Da una parte vi devo dire che ci ha raggiunto Massimo Galli, sono molto contenta di averlo con me questa mattina perché ci sono parecchie cose che dobbiamo commentare insieme. Sta al telefono Galli, vabbè, io parlo io, non c'è problema, me la cavo da sola. Ha smesso. Salve Galli. Pronto? Scusa. Eccomi qua. Benvenuto, dobbiamo parlare di parecchie cose, lei ed io. C'è anche una interessantissima intervista del Premier sulla stampa che dice che sta lavorando per evitare il lockdown. Fra un momento arrivo da lei. Devo salutare il mio amico Alessandro Cecchipone. Buongiorno, che è venuto a trovarmi l'invito. In studio. Però vi devo presentare una persona, perché dopo questo episodio, questo ciondolo che ha fatto veramente il giro dei social, dei siti, dei giornali, il ciondolo anti-Covid, io ho provato a parlarci, a sentirlo, questo signore Giuseppe Tiani, perché Giuseppe Tiani non è un signore qualsiasi, è un poliziotto con una grandissima esperienza, con una storia alle spalle, che ha fondato un sindacato importante, che ha molte persone che credono in lui, e quindi stamattina ci siamo sentiti e ho detto: ma ha voglia di spiegare quello che è successo ieri? Perché siamo rimasti tutti francamente basiti da quella scena, quel ciondolo in mano. E quindi io lo ringrazio moltissimo perché Giuseppe Tiani ha accettato di essere con noi, e io sono sempre molto contenta quando le persone ci mettono la faccia, hanno voglia di spiegare e di dire la loro. Quindi grazie davvero Tiani. Mi dice cos'è capitato in quella audizione, in quella commissione, perché insomma ha fatto il giro d'Italia quel video lì e siamo rimasti tutti un attimo così, ma come, dopo tanto parlare di mascherine, di distanziamento, i medici che ci dicono io c'ho qua tutti i giorni la sanificazione, alla fine lei arriva col ciondolo, uno dice boh, ci spiega. Sì, buongiorno, grazie anche per l'impostazione. Sono stato dileggiato, ritengo ingiustamente, perché io ho 33 anni di onoratissimo servizio per lo Stato, per la Polizia di Stato, governo un sindacato molto grande. Io nell'ambito di un'audizione parlamentare il tema era immigrazione e sicurezza, nel rivendicare diritti per i poliziotti in merito alla tutela legale e operativa, ho semplicemente chiesto, e probabilmente ho commesso un errore di comunicazione, di utilizzare la tecnologia più all'avanguardia che purifica l'aria per la salubrità degli ambienti. Non ho mai accostato ciondoli salvifici alla Vanna Marchi per respingere il coronavirus. Io porto la mascherina tutti i giorni, la cambio ogni giorno, mi lavo le mani, utilizzo tutti i disinfettanti possibili. Lei naturalmente capisce bene, dottore, che lei in un periodo di Covid, qui non parliamo altro che di Covid, che di mascherine, se lei tira fuori il ciondolo, l'associazione mentale è quella, no? È il ciondolo anti-Covid. Le dico che stamattina Gramellini ha scritto un pezzo sul Corriere, molto divertente, devo dire, guarda come ciondolo, e ha detto che secondo lui alla fine di tutta sta storia la cosa più importante di cui abbiamo bisogno è un portafortuna, e me lo sono pure messo stamattina. Quello è più potente del ciondolo, sicuramente. Quello è più potente del ciondolo. Prego, prego. Chiedo scusa signora Gramellini, però ecco, io ho commesso l'errore di mostrare, diciamo, questa strumentazione resa fruibile a ogni singola persona. Tra l'altro voglio specificare, perché io ho una vita di assoluta trasparenza, che non conosco l'azienda che la produce, non conosco nessuno di quelli che la commercializzano. Anzi, ieri mattina mi ha chiamato il titolare di questa startup che in Basilicata ha avuto il mio numero attraverso la questura, che era mortificato, che si è sentito responsabile di questo massacro mediatico dal suo punto quindi di vista. Quindi lei non ha nessun interesse a far vendere i ciondoli a 50 assolutamente, euro? Assolutamente no. Diciamo, io sono un uomo di una trasparenza assoluta. Io ho semplicemente commesso un errore di comunicazione. Io ho rivendicato un purificatore d'aria che è la tecnologia più all'avanguardia, ha reso fruibile a livello individuale per il lavoro dei poliziotti. Stavo facendo una rivendicazione. Avevo chiesto al Parlamento, nell'ambito dell'audizione del decreto immigrazione e sicurezza, di usare la tecnologia per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Io non ho parlato di Covid, non ho parlato, diciamo,
gli strumenti salvini. Allora, per cosa serve? L'aria fresca. Scusi un attimo, buongiorno. Lei sa quanto io sia vicino agli uomini della Polizia di Stato da sempre. Ci lavoro, quando mi occupo di cronaca, da circa 40 anni. Io vorrei che una persona come lei, con tutti i suoi titoli, si battesse perché tutti gli uomini della Polizia di Stato avessero mascherine, guanti, tamponi. Lei sa che tutto questo non è avvenuto subito e in alcune zone ancora non è assicurato. Aspetti, in alcune zone ancora non è assicurato. E la prego di non occuparsi di tecnologie che possono somigliare a dei dispositivi di carattere sanitario, perché non esiste pubblicazione scientifica che garantisca che quel ciondolo sia un purificatore d'aria, meno che mai un purificatore di aria infetta. Perché si occupa di cose che non riguardano il suo lavoro? Capisce cosa voglio dire? Allora, certo, certo, la ringrazio anche per la compostezza, anche la severità della domanda. Io ho fatto delle battaglie per le mascherine, credo che l'istituzione a cui appartengo, in quel periodo drammatico del primo lockdown, quando non erano fruibili, ha fatto il massimo per fornire ai poliziotti le mascherine. I tamponi, sa quanti tamponi hanno aspettato i suoi uomini? E me lo dicevano a me quando mi incontravano. Ci sono un sacco di cose importanti, sta dicendo Cecchi Paone, prima dei ciondolini. Scusi un attimo. Però mi deve un attimo, mi faccia rispondere. Io non mi voglio interessare di questioni sanitarie. Io ho solo chiesto, dottor Paone, lei è una persona, diciamo, illuminata, io ho solo chiesto che si utilizzi la tecnologia anche per le forze dell'ordine. Probabilmente ho sbagliato la comunicazione, ho commesso un gravissimo errore. Non lo rifarebbe, non se lo mette più il ciondolo al collo, Tiani. No, io l'ho ordinato per me e per la mia famiglia, è un fatto privato, per purificare l'aria. Io ho commesso l'errore. No, dottor Paone, però mi deve lasciar parlare cortesemente, perché diversamente esce una comunicazione sbagliata. Io le battaglie per le mascherine, per i tamponi, ho decine di vertenze fatte su questo tema. Il messaggio era al Parlamento: usiamo le tecnologie per salvaguardare la salute dei poliziotti. Sì, ma lei non se ne intende, quella tecnologia non sta né in cielo né in terra. Scusate, non posso dirti una cosa? Perché abbiamo il professor Galli, che è un grande esperto. Io le faccio rivedere, professore, un momento la clip in cui Tiani spiega il ciondolo, e lei mi dice cosa ne pensa. Vediamola. Porto al collo questo micro purificatore d'aria che costa 50 euro. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo. Ok? È tecnologia che andrebbe distribuita alle forze di polizia del paese, a tutti i sanitari impegnati, perché questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus con la tecnologia. Niente, faceva notare Cecchi Paone che in effetti, le ha detto, inibiscono qualsiasi virus di se abbia segno positivo. Che non si capisce cosa significhi virus di segno positivo. E andrebbe comunque questo dispositivo. Perché avevo un ingegnere con me, dottor Paone. Se li scelga meglio gli ingegneri, perché i virus di segno positivo scientificamente non esiste come espressione. Faccia il poliziotto che è bravo, faccia il sindacalista, lasci perdere la tecnologia, gli ingegneri. Ha detto anche che è un dispositivo sanitario. Guardi che dato che però Galli è il primario delle malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che è un'eccellenza direi europea se non mondiale, forse sentiamo Galli su questa cosa, mi sembra più giusto. Professor Galli, esistono i dispositivi tecnologici che inibiscono i virus e che purificano l'aria, per sapere, per capire? Ma guardi, al di là delle sue gentili attribuzioni, io non ho il dono dell'onniscienza e sulla realtà rappresentata da questo specifico dispositivo in questo momento non le posso proprio dire nulla. Trovo abbastanza improbabile però che possa essere utilizzato nel contesto e nelle modalità in cui è stato presentato. Forse con una buona dose d'azzardo. Nulla toglie all'opportunità di avere dati migliori e più approfonditi su quelli che possono essere gli strumenti di purificazione dell'ambiente, però ahimè lo scudo magnetico contro il virus non esiste. Ma è un'illusione. Credo proprio che in questo momento sarebbe meglio parlare francamente di appunto mascherina e strumenti di protezione convenzionali.
Dopodiché bisogna avere la mente aperta anche nei confronti di eventuali altre opportunità tecnologiche da sfruttare. Questa sui due piedi mi risulta abbastanza difficile mandarla giù senza avere alcun dato in mano. Ecco, è proprio per questo, per persone che hanno una responsabilità, forse non è opportuno esibire senza dati uno strumento di questo genere, senza dati perlomeno verificati. Allora, condivisi. Direi il dottor Tiani che il professor Galli, come tutti gli uomini di scienza, non ha la verità in tasca, coltiva il dubbio, e questo mi piace molto. Tra l'altro, Galli, le faccio sapere che ormai lei è come il Papa, perché quando lei parla c'è l'eco. Era solo il Papa che parlava così fino a qualche tempo fa, adesso c'è anche il professor Galli. Va bene, ora sistemiamo questo problemino. È anche vestito di bianco. È anche vestito di bianco, non per niente. Però detto questo, insomma, mi pare di capire, il professor Galli ci sta dicendo, è ovvio, la tecnologia va indagata, può servire, però prima di fare affermazioni, prima di arrivare col ciondolino in Parlamento, andiamoci piano. Quindi credo che, insomma, il consiglio di essere più prudente io me lo prenderei per buono, dottor Tiani. Assolutamente sì, è uno scivolone, l'ho già detto, ho commesso un errore a mostrare quel ciondolo. Il mio intervento era una richiesta dell'utilizzo della tecnologia più all'avanguardia che ci possa aiutare, tutto qua. Quindi niente ciondoli, molte mascherine, lo possiamo dire, dottor Tiani? Tamponi, tamponi e mascherine. Per i poliziotti. Dottor Paone, il mio sindacato ha distribuito gratuitamente le mascherine ai nostri uomini nel momento in cui non si trovavano e abbiamo fatto il nostro lavoro. Io vivo il mio mandato con un grande spirito di servizio e grande umiltà. Non vivo i miei mandati in termini di potere, sono un uomo al servizio. Infatti per di quella parte quali... la stimiamo molto, lasci perdere i ciondoli e le tecnologie e gli ingegneri, grazie. Grazie. Arrivederci dottor Tiani, io invece vado col ciondolo col cornetto, che su quello nessuno funziona, mi può dire meglio, niente, sicuramente. Sono napoletana. Allora, professor Galli, eccomi qua, veniamo alle grandi questioni, non mi sente Galli? No, rimettiamo l'eco, che problema c'è? Preferisco Galli con l'eco che non avere Galli. La cuffia, professore. Non sento più niente. Professore, la cuffia. Ma con la cuffia non sento uguale. A proposito di tecnologia. Che dobbiamo fare? La cuffia, faccio i gesti. Ma se mi sente così va bene, se ne freghi dell'eco, professore. Sai cosa? Mi sta simpatico perché non ha un assistente. Con la cuffia non sento uguale. Fa tutto purtroppo. Da solo. Non mi sente proprio? Vi sento lontanissimi e quindi faccio fatica, o mi alzate l'audio o urliamo. Allora mettiamo l'audio a palla e io strillo come una matta. Che dobbiamo fare, professore? Io pur di parlare con lei faccio qualunque cosa. Allora, sì, ma non lo so, di solito funziona, eh? Lei stamattina, professore, ha fatto un tweet molto interessante. Niente, riesco a sentirla, dai, coraggio. Allora, il tweet che ha fatto stamattina. Gli italiani vogliono sapere, l'informazione alla camomilla non serve, non è rispettosa, sapendo come stanno veramente le cose ne verremmo fuori. Come stanno veramente le cose? Ce lo dica lei. Allora, senta, le cose stanno in un punto difficile, certamente con differenza tra paese e paese, tra situazione e situazione, ma comunque in un paese, voglio dire, anche tra regione e regione, tra aree all'interno delle singole regioni. E quindi tutto sommato il tentativo fatto di interventi a zone ha un senso. Però, francamente parlando, la mia netta e triste impressione è che se non avremo evidenti risultati, tra l'altro come tutti vediamo i colori si stanno intensificando giorno dopo giorno, se non avremo risultati importanti a breve termine saremo costretti a chiusure ancora più drastiche. Questo non ci vuole essere un profeta per dirlo, l'Ordine dei Medici l'ha chiesto. Ecco, esatto, quello le volevo chiedere. L'Ordine dei Medici chiede a gran voce un lockdown nazionale, mentre il nostro Premier questa mattina tende ad escluderlo. Lei pensa invece che ci arriveremo, ho capito bene? No, io penso che si debba con grande attenzione seguire la situazione,
mi rendo conto che molti commercianti, molti imprenditori vedono, e molta gente che rischia di perdere il lavoro vede questa cosa come una condanna. D'altro canto, quando si ragiona a centinaia di morti al giorno, ahimè, le scelte possibili sono evidentemente limitate, anche le decisioni sulle limitazioni degli spazi. Certamente non avremmo voluto trovarci in una situazione come questa. Comunque il numero dei decessi è soltanto di ieri è veramente sconcertante, ragione, voglio dire. Ha ragione. E questo, guardate, che è già in marcia, voglio dire, non è che nell'arco della prossima settimana riusciremo a far flettere il fenomeno in maniera significativa. È quello che succede nelle settimane immediatamente successive che ci dirà se quello che è stato posto in atto è sufficiente. È brutto dire questa cosa, però ripeto, voglio dire, quando ho fatto quel tweet sugli italiani che è il caso che vengano informati, è perché è facile dare a questo o a quell'altro del terrorista, ma la realtà è questa. Scusi, ma chi è che fa informazione alla camomilla, secondo lei, da informazioni alla camomilla? Ah, perché ho la netta impressione che ci sia un po' un'evoluzione della specie, di una parte della comunicazione, forse anche di una parte della, come dire, della visione politica dei problemi, la chiamiamo così. Una evoluzione della cosa che è passata da una fase apertamente negazionista a una fase riduzionista, cioè riduciamo il problema, e quando le evidenze sono diventate così clamorose da non poter essere negate, quando si è avverato quello che non era difficile prevedere, viste le condizioni, visti i comportamenti, viste le scelte anche politiche, bene, a questo punto la posizione è diventata: teniamo tranquilli gli italiani perché non corrono al pronto soccorso. Io penso che gli italiani non corrano volentieri al pronto soccorso, penso che gli italiani vorrebbero essere assistiti, avere delle risposte. Viva il Dio, professore, sono giorni che cerco di dirlo, non è che sono ansiosi gli italiani, è che gli italiani non hanno il primo step, non hanno i medici di base che arrivano a casa, non hanno le ASL che gli rispondono, sono soli in casa, perciò vanno a pronto soccorso, non è che sono matti. Io sono d'accordissimo con lei. Anch'io. Insomma, mi sembra che la situazione sia questa, insomma. I tempi in cui era pensabile di dire alla gente guardate va tutto bene, ma non sto parlando di tempi attuali, nella storia con l'epidemia la storia si ripete, guardate va tutto bene, state a casa vostra, non succederà niente, però ovviamente non è questo quello che soprattutto nel mondo di oggi è pensabile di poter, che si possa dire alle persone. Le persone giustamente vogliono delle risposte. Senta, devo farle ancora parecchie domande, anche sul fronte dei tamponi voglio sentire il suo parere, però adesso voglio presentare gli ospiti che ci hanno raggiunti. Vedo collegato con noi dal suo giornale il direttore di Libero, Pietro Senaldi. Buongiorno, ben trovato Pietro. Hai sentito cosa ha detto il professor Galli? Grazie. Dice che secondo lui siamo passati dal negazionismo al riduzionismo. Siamo tranquilli, non andiamo in ospedale, non fate... Che ne pensi? Poi devo arrivare anche naturalmente da Davide Crippa. Prego. Fammi fare prima una battuta sul ciondolo, perché lui doveva stare attento, perché con la classe parlamentare che abbiamo, i nostri parlamentari ci credono se gli porti un ciondolo e dicono che... Non tutti, per fortuna, c'è anche gente in gamba, così. Gente seria, Sbagliati, gente colta, diciamo gente così. Che ha studiato. sì. Dopo lo chiedo a Crippa, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle, riguarda... ci crede al ciondolo. Mo ci arrivo, un attimo, prego Pietro. Per quanto riguarda il virus, mi sembra evidente che siamo in piena seconda ondata e io credo che alla fine l'obiettivo di Conte sia non fare un lockdown come a marzo-aprile, ma cristallizzare la situazione come avviene in queste quattro regioni rosse che abbiamo adesso. Penso che noi possiamo fare tranquillamente un lockdown come marzo-aprile, freniamo il contagio, perché è ovvio che se la gente non esce vengono frenati i contagi, dai respiro agli ospedali,
Dopodiché o non riapri mai più, o quando riaprirai ritornerà nel giro di 2 o 3 mesi l'inferno di prima, perché insomma io penso che il dibattito adesso, cioè, il problema era cosa è stato fatto nei 5 mesi di tregua e che noi abbiamo guadagnato con un lockdown che è stato pesante e anche economicamente. Ecco, noi abbiamo vanificato questo sforzo, tant'è vero che abbiamo una situazione ospedaliera che poco è cambiata rispetto a quando comunque a marzo-aprile ci ha sorpreso il virus. Allora, noi adesso... Lui dice: mi rifiuto di farmi sentire dire che non abbiamo fatto nulla, che abbiamo fatto vacanza, non ci siamo mai fermati durante l'estate, dice Conte. Sì, ma lui risponde come un postale, dire: ma io sono qui che lavoro, però le lettere intanto si accumulano. Io non credo che un vero statista, non so, un Macron, faccia conferenze stampa dicendo: ragazzi, io ho lavorato, mi sono preso la villetta in affitto a 30 chilometri da Palazzo Chigi. Non sono frasi decorose. È vero che il popolo, forse non va terrorizzato il popolo, non lo so, ma noi vogliamo dire che i primi negazionisti sono a Palazzo Chigi. Vi ricordate lo slogan? Andrà tutto bene, l'Italia è prontissima, non mettete le mascherine, non fate la quarantena che arriva dalla Cina, che è razzismo. Questi, allora, perché in Cina adesso non c'è il virus? Perché chiunque vada in Cina fa 15 giorni di quarantena. Posso dire una cosa? Nessuno può alzare il ditino, le festerie hanno dette tutte. Il bonus vacanze, il bonus vacanze. Il problema è farle troppo tardi le festerie. Scusatemi, devo andare da Crippa. Tu fai il bonus vacanze e dopo indaghi chi fa le feste in vacanza. È una cosa normale? Allora, perdonatemi un attimo, ho parecchie cose da... Devo arrivare da Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Salve, ben trovato Crippa. Adesso lei... voglio sapere se crede nei ciondoli magici, anche se vuole difendere l'operato del governo quest'estate. Vedo che c'è una donna che amo, devo dire, Carla Maestrini. L'ho conosciuta a marzo e non dimenticherò quell'incontro. Salve Carla, sono molto felice di rivederla. Molto felice. Caposala dell'ospedale di Cremona, me la scordo io quell'intervista che le feci a marzo, quello che mi raccontò, anche su quello che loro facevano per i pazienti che erano completamente soli quando venivano intubati. Va bene, ci arriviamo fra un secondo, Carla. C'ho anche 2 collegamenti aperti, ce n'ho uno da Napoli con Luca Gentile e l'altro da Monza con il nostro Andrea Milluzzi, però Crippa, prima lei e poi tiro dentro tutto il resto. Crippa. Ma sicuramente la scena del ciondolo lascia assolutamente il tempo che trova, perché si vuole non da politico ma da ingegnere. Io presumo sempre che ci sia la necessità di un'evidenza, di dati scientifici, prima di andare a raccontare agli italiani di aver trovato un antidoto per stare alla larga dal virus. È uno scivolone, così come è stato ammesso dallo stesso Tiani. Io credo che evidentemente noi dobbiamo raccontare una situazione oggettiva di rischio, di un rischio molto elevato. Io provengo dalle zone piemontesi e non abbiamo null'altro da raccontare se non quello che da giorni noi chiediamo con forza, di prendere dei provvedimenti rispetto alla pandemia e alla diffusione dei dati. C'è stata una polemica sul fatto che fosse necessario aspettare i dati nuovi perché sarebbero stati migliorativi rispetto a quelli vecchi, e i dati nuovi sono arrivati 2 giorni fa e hanno di fatto codificato la necessità di intervenire con ancora Crippa, più urgenza. No, ma io figuriamoci, nessuno vuol fare polemiche qua, però ha posto un punto, Senaldi, secondo me, che è ineludibile, e cioè: perché io continuo a raccontare ospedali su ospedali da nord a sud che sono arrivati fortemente impreparati a quello che sta accadendo? Sentiamo anche Carla, naturalmente. Questo, ma insomma, io vedo un affanno che non mi aspettavo alla seconda ondata, francamente. Io, guardi, su questo tema c'è veramente un grossissimo problema, perché è evidente che le necessità di potenziamento delle terapie intensive, che vuol dire non convertire spazi di altri reparti in terapie intensive, perché il bilancio dei posti letto non può essere zero, sposto di qua e metto di là, ma evidentemente l'attribuzione che è stata fatta alle regioni era quella di potenziare il servizio delle nuove terapie intensive, di nuovi posti letto. Poi c'è tutto un sistema che comunque oggi è al collasso, e io credo che gli italiani vanno al pronto soccorso non perché siano preoccupati di avere un qualcosina, ma perché sono spaventati di non ricevere
un'assistenza esatto, territoriale. E siamo tutti d'accordo. Allora, qui, sono mesi. Io, professor Galli, punto, a me me l'ha detto a marzo. Io mi ricordo benissimo, professor Galli, che a marzo mi diceva medicina territoriale, dobbiamo lavorare su quello, è quella la chiave per cambiare. Da tempo noi chiariamo che il nostro modello di sanità non è un modello di sanità ospedale centrico senza poi presidi territoriali, perché evidentemente laddove oggi io posso testimoniare, essendo uscito anche dall'esperienza Covid, che c'è una difficoltà di comunicazione con i malati Covid da parte delle ASL territoriali. Lei ha avuto il Covid? Non si riescono ad attivare le USCA. Non si riesce a dare un'assistenza che sembra, in alcuni casi sarebbe semplicissima e anche in maniera cautelativa e di precauzione rispetto al malato. È una semplice telefonata, in alcuni casi di informazione, può alleviare la preoccupazione. La sento male, mi scusi. E noi, sono io che sto dicendo che Mirta vorrebbe parlarle. Le ho fatto una domandina, ingegnere, rimetto le manine sulla bocca come facevo con Galli. Per caso lei ha avuto il Covid? Io sono stato malato di Covid e fortunatamente con lievissimi sintomi, e anche parecchie, diciamo, membri del nucleo familiare sono stati colpiti. Questo, quindi ho vissuto tutte le difficoltà di ritorno a scuola da parte dei figli, certo, di tutta una serie di preoccupazioni e di gestione di didattica a distanza per i malati di Covid. È evidente che questa situazione non può essere raccontata come un qualcosa che tranquilli passerà. Sono io d'accordo di questo ne sono con lei. Stato scusi un attimo. Devo andare a passare da Napoli, devo sentire il professor Galli, perché per tutti noi c'è un grande enigma, ne abbiamo parlato anche l'altra sera con Alessandro, il grande enigma è perché la Campania, dove io continuo a ricevere segnalazioni di ospedali, gridi d'allarme, richieste d'aiuto, è ancora gialla. Il nostro Luca, beato a te Luca, sei tutto un sole meraviglioso nella mia bellissima Napoli, sei davanti a Loreto Mare. Sì, sono davanti a Loreto Mare, Mirta, a dispetto diciamo del clima che è sempre generosissimo, come sai, a Napoli. Oggi devo dirti che la città da questa mattina l'abbiamo vista molto, molto meno piena, ci sono molte meno persone rispetto a ieri, come se già si percepisse un pochino questa decisione che tutti attendono. Ieri qui ci sono stati i tecnici del Ministero della Salute, perché la grande questione, cioè se la Campania diventerà gialla, se rimarrà gialla o diventerà arancione o rossa, è legata ai dati che i tecnici del Ministero stanno esaminando. Sì, sì, è già gialla e dovrebbe diventare arancione o rossa. Come c'è Eugenio Gragnano. Eugenio Gragnano è il medico del sindacato ANAO, che è un grande sindacato. E la Campania è gialla. Lui ci spiega perché è gialla. Cioè, la questione è strettamente legata ai numeri. Come si chiama il dottore? Lui mi ha mostrato. Si chiama Eugenio Gragnano ed è responsabile della chirurgia programmata del Cardarelli. Che ricorda una delle paste più buone del mondo. Prego, dottore, mi dica come. Ci spieghi, perché io ancora non lo spiego. Io prendo appunti. Appena smontato il tour al Cardarelli, sì, ci ha mostrato un foglio che forse la regia è in grado di mandare, è una richiesta fatta da un medico di base, da un medico, chiedo scusa, del pronto soccorso, per un ricovero urgente e indifferibile, fatta il 7 novembre. La risposta, il timbro è negativa. Cosa vuol dire? Perché succede questo? Se non l'hanno preso. Che è una delle tante lettere, come da un fronte, da una prima linea, vanno indirizzate alla centrale operativa regionale che ha la mappatura dei posti disponibili. Quello che ho detto l'altra sera, ti ricordo? Certo. Questo fax, dottore, vada. Questo fax ha avuto come risposta negativa per un paziente intubato Covid che aveva bisogno di un posto in rianimazione urgente e indifferibile. Che fine ha fatto questo paziente? Il paziente probabilmente è andato in una sala operatoria di quell'ospedale o nella zona di emergenza per essere intubato, per aspettare che si liberasse un posto a valle. Dottore, questa questione è strettamente legata ai numeri. Lei mi stava dicendo che se il motivo per il quale è gialla oggi la Campania dipende da dei posti che però non corrispondono alla realtà, giusto? Sì, infatti i dati del giorno dopo della Campania prevedono posti disponibili in terapia intensiva 590. Occupati 192. E questo è il colore giallo della Campania. Allora, che non si fermi un attimo, realtà, dottore, ha detto una cosa di un'importanza. Molti posti sono teoricamente disponibili. Lei ci ha ma detto so. Una cosa di un'importanza totale, a mio parere. Sono giorni che cerco di dirlo. L'ho detto l'altra sera da Massimo Giletti, l'ho detto ieri sera da Floris parlando con Sileri. Chiederei a Crippa di ridirgliela questa cosa che ha ascoltato a Sileri. È quello che mi sto cercando di sgolare per dirvi. Mi arrivano lettere, mi arrivano telefonate, mi arrivano messaggi dagli ospedali della Campania.
è così. I pazienti non sanno dove metterli, io non so quei numeri che dai bollettino regionale dove li prendono, ma la realtà è diversa. Professor Galli, come se lo spiega lei tutto questo? Ma guardi, non ho altra spiegazione se non una grande differenza tra Napoli città e gran parte del resto della regione. Quindi probabilmente l'elemento di crisi nell'arrivare a una decisione, un elemento di difficoltà negli applicare i vari algoritmi che il CTS ha deciso a questo proposito, sta in questa contraddizione, che mi sembra una contraddizione non da poco, francamente. Ma non ci vorrebbe pensare di fare un lockdown specifico per la città di Napoli, secondo lei, professore? Come, scusi? Non si potrebbe pensare a un lockdown localizzato per la città di Napoli? Ma è da parecchio tempo che lo si dice, così come si dice altrettanto per Milano, mi sembra di capire. Anche Ricciardi dire, no? Ha detto più volte, anzi, in effetti, è così. Sono certo da questo punto di vista. Tra l'altro è previsto, chiaramente la situazione di queste due grandi città è particolarmente critica, a quanto pare. Dico a quanto pare perché poi anche i dati disaggregati e precisi qualcuno ce li avrà, io con precisione non ce li ho. Su questo posso, Mirta? Ecco. Perché molta gente seria che se ne intende sta facendo notare che in effetti sono a disposizione degli esperti solo i dati aggregati, per cui non si capisce qual è la differenza tra Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, pare che non siano disponibili i dati disaggregati e quindi quelli che se ne intendono non possono dire se c'è un problema solo a Napoli città o in tutta la regione. Temo sia vero, perché lo sento dire da tante parti questa cosa qua, dati tutti insieme che non si riescono ad analizzare. Sì, questo tema dei dati penso che anche il professor Galli, insomma, è parecchio tempo. C'è un problema di poca trasparenza, di poca accessibilità dei dati, di poca, insomma, come diceva adesso disaggregazione. Alessandro, disaggregazione, ce l'abbiamo sto problema, professore? Lei è tanto tempo che mi parla dei dati, dell'importanza di studiare i dati. Beh, forse una carente divulgazione mi sembra davanti agli occhi di tutti, insomma, non sono solo io che lo dico, c'è chi ci lavora in maniera più organica come ricercatori e fondazioni che potrebbero anche dare ulteriori contributi se avessero tutto sommato un accesso complessivamente un po' migliore ai dati in questione. Per quanto mi riguarda, in Lombardia c'è una persona che me li manda, aggregati ovviamente, perché credo che anche lei li abbia aggregati, è un assessore della regione, ma a parte questa persona, una collega, io sono un primario, nient'altro che un primario in un ospedale, voglio dire, però non riceve neanche lui praticamente. Cioè, io dico una cosa, no? Io se avessi in posizione del professor Galli che dà una mano, glieli farei avere i dati, no? A occhio. Però, io chiedo da sempre perché il professor Galli non è nel comitato tecnico scientifico, questa è una grande. Io credo cosa. Nella collaborazione, però mi pare che. Non lo dica troppo, che ci sto benissimo fuori. Ma io lo dico, professore. Ha detto Galli, non lo dica troppo? Che preferisce star fuori CTS. Ah, sì. Cioè, ho molto da fare, quindi voglio dire, mi sembrerebbe anche una convocazione tardiva, detto tra di me. Ah, tardiva sicuro, io ho protestato quando lei, come altri, non sono stati coinvolti a febbraio. Allora, scusatemi, il dottor Gragnano ci vuole dire un'altra cosa da Napoli. Dottore, eccomi qua, eccomi da lei. Che voleva dire? Sì, volevo dire per precisare, la centrale operativa regionale guarda i posti su tutta la regione, quando è negativo il paziente non può andare da nessuna parte in regione. Io credo che buona parte dei posti di terapia intensiva, la terapia intensiva è la formula 1 della sanità, ci vuole Lewis Hamilton, non può essere preso un conducente della domenica. Bravo. Quindi i posti probabilmente non sono tutti attivabili. Altra cosa molto importante, ha detto il dottore, non è che tu metti il posto letto respiratore risolto, ci vuole un operatore molto particolare, molto addestrato, questa cosa è importantissima. Il personale specializzato deve essere preso a tempo indeterminato, non può essere preso a cottimo. Questo è lo sforzo che bisogna fare. Mi scusi, dottore, se Mirta mi consente, io però devo sottolineare una cosa che lei ha fatto capire, me la confermi o me la smentisca. I 400 posti liberi in terapia intensiva in Campania non esistono in base a quello che lei dice.
da quanto si è avuta la risposta al fax, erano o occupati o in quel momento soltanto previsti o solo strutturalmente attrezzati, ma certo non erano efficienti. E la questione dei colori è tutta qui, gialla sulla carta, ma la necessità addirittura c'è un problema tra i posti anteriore. Attivabili e attivati, per dirvi, insomma, facciamo quando... giochi tre carte. In precedenza sì, adesso diciamo, le tabelle ufficiali dicono disponibili, l'italiano sembra essere questo. Beh, forse per questo ci sono gli ispettori del Ministero che stanno vedendo qualcosa di più concreto. Ragazzi, il problema, su sapete numeri. Qual è? Quando giochiamo con le parole di questi tempi, giochiamo con la vita delle persone, sì. Quindi è molto pericoloso giocare con le parole. Devo andare a Monza, c'è il sindaco con Andrea Milluzzi. Eccomi Andrea, sindaco, mi scusi tanto, sono arrivata un po' in ritardo, ma è una mattinata piena piena, però siamo qui per sentire la sua testimonianza. È stato molto interessante anche sentire. Sì, Mirta, qua a proposito di dati, siamo nella zona rossissima, diciamo, d'Italia, perché il triangolo della Brianza ha dei numeri impressionanti, oltre 1000 contagiati al giorno, il 25% di rapporto tamponi positivi, tamponi effettuati, oltre 1000 morti da marzo. Sindaco, la situazione è grave, dite anche magari che manca, inizia a essere scarso anche il personale negli ospedali, la coperta è un po' corta. Sì, la situazione è a dir poco drammatica, lo è ormai da diversi giorni, perché l'ospedale sta avendo un numero impressionante di arrivi, di ambulanze al pronto soccorso, di ricoveri, che ci stiamo attestando su una quarantina, cinquantina al giorno, e siamo già arrivati ad avere 450 malati di Covid positivi al nostro San Gerardo, di cui una quarantina in terapia intensiva, e oggi in questo momento ci sono 20 persone al pronto soccorso in attesa di essere ricoverati, ma mancano purtroppo, più che i posti letto, mancano i medici e gli infermieri. I medici, torniamo sempre lì. Sono stati anche mandati all'ospedale in fiera. Allora, qualcuno è stato mandato anche all'ospedale in fiera, ma anche qualche paziente del San Gerardo è stato ricoverato in fiera. Purtroppo rispetto alla prima ondata, oggi il San Gerardo soffre una carenza di medici e infermieri, perché 340 di loro sono a casa in quarantena, colpiti anch'essi dal Covid. Allora, a proposito di questo, mi scusi sindaco, professor Galli, questo è un po' il tema secondo me. Noi possiamo parlare di zone gialle, zone arancioni, zone rosse, ma nella mia percezione, dato che tutte le mattine vi racconto, gli ospedali italiani da nord a sud sono tutti in zona rossa, ed è questo il vero grande problema. Devo andare in pubblicità, però torniamo subito, che devo arrivare da Carla. Dobbiamo sapere come vanno le cose a Cremona adesso, da quel fine marzo non ci vediamo più. Torniamo subito da lei, tra pochissimo. Mambo Italiano. Mambo. Le cose qui sono sempre molto impegnative, siamo sempre al massimo dell'occupazione dei posti letto. In questo momento abbiamo 52 pazienti intubati all'ospedale di Cremona e normalmente ne abbiamo 8. Prima di essere intubati o quando si risvegliano, quando li estubiamo, loro sicuramente vedono solo il nostro volto e il volto del medico che collabora con noi. Per loro è importantissimo vedere qualcuno, perché si risvegliano da qualcosa che noi ben non conosciamo e non sappiamo, sì. Ma per loro è importantissimo sentire qualcuno che gli dice come sta, che lo accarezza, che gli dice che va tutto bene, che andrà tutto bene. Allora Carla, del 27 di marzo io non me la sono scordata con la tua testimonianza, e nemmeno Alessandro. Io me la ricordavo benissimo. Che se la ricordava benissimo. Dolcezza e affidabilità totale. Dolcezza e affidabilità, bravo Alessandro, esattamente. Carla è un'infermiera, una caposala di un importante ospedale di Cremona. Come vanno le cose adesso? Carla, sei vestita nello stesso identico modo, ecco, quello non è cambiato. Sì, la vestizione non è mai cambiata, neanche nel periodo estivo, quando non avevamo neanche un paziente Covid ricoverato. Le cose vanno un pochino meglio di marzo, devo dirlo con onestà. Noi allo stato attuale abbiamo solo 14 pazienti Covid ricoverati in rianimazione. Allora ne avevamo 52 perché l'ospedale era stato convertito esclusivamente a ospedale Covid. In questo momento abbiamo organizzato una rianimazione che è occupata da 14 pazienti Covid positivi e abbiamo anche però
un riservato 6 posti letto per i pazienti non Covid. Ecco, perché ci sono anche quelli. Avete ripreso l'attività ordinaria, questo è importante. Non dobbiamo dimenticarceli perché non c'è solo il Covid. Brava. Senti, Carla, ma com'è il clima? Perché siete stati considerati gli eroi? Io stessa quel giorno ti dissi, insomma, siete davvero eroi, perché io vi ho visto lavorare in quei giorni e ho visto anche al di là del lavoro professionale che avete fatto molto bene, ma c'è stato anche un lavoro umano molto importante a mio parere. Oggi com'è il clima? Cosa senti attorno a te? Perché secondo molti è cambiata anche la percezione dei medici, degli infermieri, è successo qualcosa a tuo parere? È successo che a marzo è stato tutto molto improvviso e quello che ci ha travolto era una novità per tutti, sia per noi sanitari che per la gente comune. E quindi lì noi eravamo i salvatori, quelli che potevano fare qualcosa per queste persone. E quindi siamo stati considerati degli eroi, ma non lo eravamo e non lo siamo mai stati, non lo siamo tuttora. Poi siamo passati quest'estate nella fase di essere trattati e considerati un po' come degli allarmisti, dei terroristi, tacciati per coloro che creavano allarmismo. In realtà forse dicevamo solo quello che doveva essere detto, che se non avremmo osservato le regole saremmo potuti ricadere in quello che poi realmente è successo. Oggi la gente è molto arrabbiata, molto intollerante, molto insofferente. Abbiamo perso l'audio anche di Carla. Abbiamo persa, su Carla. Un passaggio terribile, cioè ci fa capire enorme, che Carla. È cambiato l'atteggiamento anche dei pazienti e anche dei vorrei familiari. Sentire su questo sia Galli che Senaldi. Ha detto una cosa molto importante, Carla. Siamo stati visti come gli allarmisti, terroristi e soprattutto oggi la gente è arrabbiata, impaziente, insofferente. Galli e Senaldi. Non sento più niente. Ho trovato una soluzione, mi devo soltanto staccare, ditelo alla signora Merlino, perché non posso sentire. La signora Merlino, portatemi il telefono, ci parlo io con Galli, casomai. Lui non sa che lo sentiamo. Va bene. Adesso sì. Eccolo, professore. Mi sente? Poco e male. Ecco, no, perché la cosa incredibile, professore, però sento è che voi, non sento la trasmissione. Carla Maestrini ha appena detto le cose che ha detto lei all'inizio, mi hanno tacciato di essere terrorista, cercavo solo di avvertire. Lei ha detto noi medici improvvisamente da eroi siamo passati ad essere, noi medici e infermieri, terroristi, allarmisti, e tra l'altro gli italiani io li vedo, dice Carla, insofferenti, arrabbiati, intolleranti. Lei che ne pensa? Non ci ha sentito. Non ci ha sentito. Allora, Pietro Senaldi, vengo da te, spero che tanto che tu mi senta, dimmi di sì, Pietro. Sì. Dammi una mano. Sì. Sì, sento. Vai. Ma io penso che la rabbia degli italiani, che è percepibile, non si rivolga tanto verso gli infermieri e i medici. Io credo che gli italiani, almeno quelli che conosco, vivano gli infermieri e i medici come dei compagni di sventura, diciamo così, e anche perché non potendosi rivolgere al governo non si possono che rivolgere ai medici e agli infermieri, e quindi non credo che ci sia una caccia al medico e all'infermiere. Poi chiaramente magari non c'è una beatificazione come era a marzo e aprile, però io penso proprio che tutta questa insofferenza sia nel vivere un film già visto, esatto, e di cui purtroppo noi già conosciamo tutte quelle che saranno le prossime tappe, con tanto di lockdown e con tanto di inutilità del lockdown. Io questo, secondo me, sono allarmati gli italiani, perché è il sacrificio inutile che ti dà fastidio. E un'altra cosa volevo dire, adesso c'è un gioco a dire che la sanità e dipende dalle regioni, ma questo è anche vero, però vero. Un tempo, diciamo così, a marzo era facile, no? In Lombardia ci sono dei fessi, punto, però qui adesso bisogna dire che i fessi sono in 20 regioni, e allora se sbagliano in 20 mi viene il sospetto che sia sbagliato il sistema, e non che proprio ci siano i 20 governatori che uno non capisce niente, nessuno allora, capisce niente, questo un po' è il punto, anche perché se sei
Finisco solo, se sei in stato d'emergenza da un anno con un commissario straordinario, insomma, sollevi le regioni dalle responsabilità. Allora, devo andare in pubblicità, devo salutare Carla che credo sia tornata. Carla! Sono qua. Ci risentiamo presto. Mi dispiace quello che ci hai detto, è una cosa molto seria e molto grave. Possiamo, però, possiamo dirle quello che ha detto però il direttore? Guardi che gli italiani non ce l'hanno con voi, né con voi infermieri né con voi medici. Sono anzi, stanchi. Siete gli unici a cui possono far riferimento. Sono arrabbiati perché non si aspettavano un contraccolpo così violento come ha Va detto Senaldi. Va bene, professor Galli, la sto provando a chiamare, ci parliamo noi Mi due. Comincio a sentire qualcosa di più. Dopo aver manomesso il computer, detto questo, io mi stavo attrezzando col telefonino per parlarle, professore. Vorrei stare ancora. Che però soffia anche abbastanza sul fuoco per dire che siamo noi medici che vogliamo chiudere il paese. Ecco, attenzione, perché questa cosa esiste, esiste e si percepisce. Vorrei stare ancora 5 minuti con me? Può? Provo a resistere, anche se, ripeto, oggi con l'audio è un disastro e me ne rammarico. Io mi scuso a nome della Sette, mi scusi tanto. Torniamo subito, pubblicità, sta arrivando Luca Zaia. Ciao, caro Ale. Mambo, Italia, Mambo, italiano. Allora, eccoci qua, Luca Speciale. Ho fatto tardi, Luca, ti dico la verità, ma è stata una mattinata complicata. Ho avuto anche il signore del ciondolo, anti-Covid. Non ti sei fatta mancare niente. Niente. Recuperiamo al volo, Mirta. Allora, per dire, nel telegiornale, tra le altre notizie, parleremo anche degli arresti che sono stati eseguiti questa mattina tra manager ed ex vertici di Autostrade per quella che era l'inchiesta sui pannelli fonoassorbenti nata dall'inchiesta su Autostrade derivata dal crollo del Ponte Morandi. L'ex amministratore delegato Castellucci ai domiciliari. Poi chiaramente, come avete visto durante questo programma, gli ospedali che soffrono, ieri i decessi che sono saliti a 580, da oggi scattano le misure restrittive più forti, rosse, nelle regioni che conosciamo, Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d'Aosta, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, altre regioni sono in zona arancione, altre ci potrebbero entrare nelle prossime ore. Ancora sub iudice la Campania, Conte che dice stiamo lavorando per evitare però quel lockdown generalizzato che paralizzerebbe il paese. Questa è la piantina, governo anche al lavoro sui ristori, Conte promette nel 2021 di aggiungere ancora fondi su questo capitolo, si lavora anche al vaccino perché oggi in Europa è il giorno della firma con Pfizer e BioNTech per 300 milioni di dosi, 40 milioni di questi 300 milioni sono destinati all'Italia, le prime dovrebbero arrivare da gennaio, c'è tutta un'organizzazione però e un piano da mettere in piedi. Negli Stati Uniti 200.000 contagi in 24 ore, è davvero un record terribile, mentre prosegue quella che abbiamo definito guerra di successione tra Biden e Trump, perché Donald Trump continua a parlare di brogli e a dire che la gente non accetterà questa elezione truccata, Biden non vuole che questo freni la transizione e minaccia a sua volta di adire alle vie legali. A te, Mirta. Allora, grazie Luca, ci rivediamo alle 13.30, è rimasto con noi il professor Galli, devo chiedergli anche dei vaccini. È arrivato Luca Zaia, lo vedo già collegato con noi. Buongiorno. Vedo anche De Magistris che si sta collegando. Salve Zaia, lo sa che sono una pazza? Buongiorno. Che adesso non solo faccio dal lunedì al venerdì tutte le mattine, ma che adesso anche la domenica, da domenica prossima alle 14 in punto, noi saremo con voi, perché crediamo che questo è il momento di non stare soli, di stare in compagnia e di provare anche la domenica a fare un ragionamento pacato e serio su quello che ci sta capitando e su quello che ci aspetta. Questa è l'area di domenica, questa è la mia grande squadra. Io vado, faccio una piccola pausa e poi torno a Luca Zaia, che ha fatto una bellissima intervista l'altro giorno sul problema dell'egoismo, perché oggi l'egoismo è un grande pericolo. Pubblicità, torniamo subito con voi, è fra pochissimo. Eccoci qua, Luca Zaia, questo signore qui, forse lo sapete, è stato il presidente di regione più votato di tutti i tempi ed è stato preso ad esempio nella gestione dell'emergenza all'epoca della prima ondata. Che succede però? Che persino lui l'altro giorno dice questa frase, che io vi leggo, così ce la spiega Zaia.
Sto inchiodendo le assi di legno a porte e finestre in attesa dell'uragano, ha detto l'altro giorno. È molto preoccupato. Cosa sta accadendo, Zaia? Buongiorno, ben trovato. Buongiorno e grazie a lei. Ma guardi, io cerco sempre di essere pragmatico e obiettivo. In questo momento chiudiamo il bollettino delle ultime 24 ore con 46 persone che hanno perso la vita. Abbiamo 216 persone in terapia intensiva, abbiamo raggiunto i livelli di marzo come numero di ricoverati, abbiamo passato i 1.800 ricoverati. È la nostra una sanità che ha sotto controllo la situazione, abbiamo chiuso 10 ospedali Covid, però è pur vero che i due pilastri di lotta al Covid sono rappresentati da un lato dall'aspetto sanitario, ospedaliero e dalle cure domiciliari sulle quali noi investiamo molto e dall'altro ovviamente dall'aspetto sociale, quindi da quello che i cittadini possono fare per darci una mano, cosa che spesso non accade. Senta Zaia, voi siete ancora gialli, però se ho capito bene, in attesa di capire se il governo deciderà di farvi diventare arancioni, state studiando delle azioni coordinate con le regioni vicine per diventare tutti insieme arancioni, ho capito bene, fate da soli? Sì, sì, guardi, ho proposto io ai colleghi, a Stefano Bonaccini, a Massimiliano Fedriga, di pensare questa volta a un'ordinanza che sia assolutamente in linea, poi avrà delle sfumature in base ai territori, però un'ordinanza che sostanzialmente guardi in maniera proattiva, in maniera assolutamente anche energica, al far cessare gli assembramenti, cioè lo struscio, le piazze piene, addirittura abbiamo, guardi, ieri dall'incontro con i sindaci ho appreso dal sindaco di Verona che ha fatto i sensi unici in centro per le passeggiate, che dà una dimensione di cosa accade nelle nostre città, nei nostri centri storici. Consideri che abbiamo dei grandi diffusori asintomatici che tranquillamente vanno a farsi la vasca in centro, vanno a farsi lo spritz, vanno a farsi la passeggiata e inevitabilmente qualcuno riescono a contagiare. Senta Zaia, ma lei ha inaugurato i tamponi fai da te in Veneto? Ma sì, guardi, noi facciamo mediamente, siamo stati quelli che hanno testato i primi tamponi coreani, quelli rapidi, quelli antigenici. E noi ne facciamo molti perché di tamponi antigenici ne facciamo almeno 120-130 mila alla settimana. Abbiamo passato i 3 milioni di tamponi se sommiamo anche i molecolari. Dall'altro però c'è da dire che ormai abbiamo un prototipo di tampone fai da te, un tampone ovviamente antigenico che è un piccolo tampone che rileva il virus nella fossa nasale, non in profondità. Lo stiamo provando in doppio con il tampone molecolare e fino ad ora, diciamo, i risultati sono assolutamente incoraggianti. Allora, voglio sentire su questo professor Galli. Avevo chiesto a professor Galli di restare ancora un momento, proprio perché sul tema dei tamponi mi interessava molto il suo parere, perché Ricciardi l'altra mattina qui in trasmissione mi ha detto il tracciamento ormai è saltato, non si può più fare. E quindi tra i tamponi, ne abbiamo parlato anche lei tante volte, professore, ormai ci vogliono giorni per averli, giorni per i referti, e quindi sostanzialmente perdono la loro capacità di analisi. Però Zaia, che è un uomo pratico, come ha detto lui, pragmatico, prima ha detto facciamoli fare anche ai veterinari, adesso dice facciamo i tamponi fai da te. Sono soluzioni? Ha senso farlo? È importante continuare a fare i tamponi? Mi dice la sua. Guardi, assolutamente sì. Credo che il presidente Zaia abbia molto ragione quando sottolinea la necessità di essere molto pragmatici e chiari. Credo che sia anche evidente che se andiamo avanti in questo modo, sperando di cavarcela esclusivamente con quello che riescono a fare i laboratori ufficiali, probabilmente non riusciamo a contenere veramente il problema, non riusciamo a circoscrivere e soprattutto non riusciamo a dare risposte alle persone. Ci sono nuove tecnologie che mano a mano si affacciano, qualcuna potrà essere anche non particolarmente precisa, qualcuna addirittura una bufala, ma nella maggioranza dei casi sono strumenti utili che stanno dimostrando nelle mani di molti di noi un'affidabilità tale da essere, secondo me, da estendere alle aziende, alle situazioni scolastiche, agli uffici pubblici e in mano ai medici di base. In mano ai medici di medicina generale, perché questo è l'unico modo per cercare anche di dare. Ma anche i veterinari, come ha detto Zaia, è fattibile, professore?
Ma guardi, io mi auguro che Zaia ce la faccia e che altri lo seguano, voglio dire. Va bene, mi pare che insomma il professor Galli dice lo screening, anche se non è accuratissimo, è pur sempre uno screening, quindi più ne facciamo... numeri alla fine dei conti, più fai e più hai. Se più vuoi fare le cose perfette, ne fai poche e non ci arrivi. Quindi alla fine dei conti più fai e più hai. Ovviamente poi c'è anche l'interpretazione clinica, la testa che ci devi mettere su determinate situazioni. Se le cose non ti convincono, le ripeti. Ci sono persone che presentano il virus soltanto nel tronco lavaggio perché non riusciamo a trovarlo nei secreti, capito? Non è che il problema ha una serie di sfaccettature da considerare. Però più fai e più hai, no? Cioè più dati puoi avere, più strumenti metti in mano anche la medicina sul territorio, più avrai una risposta e più puoi chiederla una risposta. È molto anche chiaro, professore. Mia nonna diceva chi non opera non sbaglia, ma in questa fase della nostra vita collettiva chi non opera fa danni, ci dice il professor Galli, e quindi teniamolo presente. Professore, la lascio andare, però ancora qualche domanda per Zaia prima di dare il benvenuto agli altri ospiti. Senta, Zaia, mi levi una curiosità. Arrivederci, professore, grazie davvero. Un saluto, professore. Buongiorno. Scusi per l'audio, però domenica l'aspetto, vedrà che domenica l'audio sarà meraviglioso, professore, non la deluderò. Arrivederci. Allora, Zaia, mi rilevava una piccola curiosità. L'altro giorno viene qui in studio da me Bruno Vespa col suo nuovo libro, pieno di scoop. A un certo punto mi dice, nel libro ho scoperto che il metodo Crisanti non è il metodo Crisanti, ma il metodo Zaia / Francesca Russo, dirigente della Regione Veneto. E anzi, si sono anche arrabbiati Zaia e la Russo perché Crisanti ha pubblicato, penso su Nature, non mi ricordo bene, un lavoro scientifico senza citarli. È vero, c'è stato questo piccolo incidente diplomatico in Veneto? Ma in Veneto noi incidenti diplomatici non ne facciamo mai. E poi le dirò, con 46 morti oggi, si figuri se parlo di queste cose, ho ben altri pensieri, mi perdoni. Bravo, e poi ha ragione. È pur vero, lo sanno tutti che i famosi 3.500 tamponi a voi li ho decisi io, in solitaria peraltro, perché in quel momento diciamo dovevo decidere cosa fare contro legge e quei tamponi hanno cambiato il corso della storia. Senta Zaia, torniamo alla sua intervista della Repubblica, perché io ieri l'ho molto citata, nel senso che lei ha detto una cosa molto seria, ha detto troppi egoismi, così non vinciamo la battaglia al virus, non dobbiamo ritrovare lo spirito di marzo. Prima domanda è: perché l'abbiamo perso lo spirito di marzo? E la seconda è come si ritrova, anche rispetto alla sua idea invece che è ricorrente, quasi ossessiva, mi verrebbe da dire, dell'autonomia. Lo spirito di marzo non è un paese tutto unito, Palazzo Chigi, l'uomo solo al comando, i DPCM. Ma guardi, partiamo dalla seconda. C'è stato un illustre italiano che è stato Don Sturzo, che nel 49 da siciliano diceva sono unitario ma federalista impenitente. Questo per dire cosa? Per dire che la stessa Costituzione prevede che comunque ci possa essere l'autonomia e il federalismo in un paese unitario. Dall'altro le dico che lo spirito di marzo era quello dei canti dei terrazzini, era quello dell'andrà tutto bene, e immagino che sia accaduto anche qualcosa, senza generalizzare. Penso che abbiano fatto un pessimo lavoro, ad esempio, in molte fake news, le notizie dei social. La politica dell'alibi, no? Perché poi anche umano trovare un alibi e dire ma sì, ma la fin fine non è così grave, ma la fin fine ci marciano sopra, ma poi c'è Big Pharma, c'è chi vuol vendere i vaccini, i farmaci. La verità è un'altra, la verità è che anche in questo momento, come l'ho detto, abbiamo 1.800 persone ricoverate che noi seguiamo, ma sono pazienti che hanno bisogno di cure intensive e hanno bisogno anche di assistenza intensiva. E questo manda in crisi le nostre sanità, le sanità che tengono, come quella del Veneto, è comunque messa a dura prova. Non siamo ancora allo stress test totale, ma ci stiamo arrivando vicini. Senta Zaia, ancora una cosa. Lei cosa Prego. Pensa? Che ci stiamo avviando un lockdown totale? Perché oggi Galli mi ha detto, è inutile negarlo, i medici lo stanno chiedendo a gran voce e io temo che si arriverà lì. Però invece il nostro Premier Conte ha fatto un'intervista questa mattina sulla stampa con Massimo Gianni proprio per dire, io sto lavorando per evitare il lockdown, dobbiamo assolutamente evitare di chiudere tutto il paese, ho paura per il Natale, ho paura per quello che vorrebbe dire a livello economico. Lei cosa pensa, sinceramente, ecco, dentro di sé? Ma guardi, io farò delle ordinanze contro gli assembramenti.
le dico che ho sempre lavorato per evitare il lockdown e noi lavoriamo per questo. Il lockdown dipende dal comportamento dei cittadini, perché se tutti utilizzassimo la mascherina, qui ne ho una, no? E tutti la utilizzassimo in maniera ossessiva, non andassimo in mezzo alla confusione, evitassimo gli assembramenti, accadrebbe esattamente quello che è accaduto nei miei ospedali. Pensi che gli 11.000 medici del Veneto si sono infettati lavorando con il virus, non andando a bere lo spritz, lavorando con il virus, si sono infettati per solo l'1,8%, perché usavano la mascherina. Allora ai cittadini va detto che inutile che predichino che non vogliono più farsi chiudere in casa, perché bisogna evitare gli assembramenti, bisogna utilizzare la mascherina, bisogna disinfettarsi spesso le mani, bisogna insomma rispettare tre regole che non sono una profilarsi con un'iniezione tutte le mattine appena svegliati, esatto, ma qualcosa che si riesce a fare con tranquillità. Piccole regole di buonsenso, basta rispettarle, evitare i ciondoli e mettere la mascherina, mi verrebbe da dire. Senta, mi dica una cosa, ma visto che oggi nell'intervista, l'ha letta l'intervista di Conte oggi alla stampa? No, non l'ho letta. Allora glielo dico io, Conte ha detto che bisogna, insomma, che c'è la possibilità di introdurre una clausola di supremazia in caso di emergenze come questa, cioè che lo Stato deve poter decidere a livello centrale. È d'accordo? Ma guardi, questo è un refrain che torna di tanto in tanto. A me non sembra che il Presidente Conte debba rivendicare la clausola di supremazia, visto e considerato che tutto quello che ha proposto dal 21 febbraio ad oggi è stato sottoscritto ed approvato dalla Regione. Le cause di supremazia le si possono invocare se qualcuno non ti viene dietro. Dall'altro devo dire anche che le clausole di supremazia nazionale esistono, ad esempio in Germania nella Costituzione, ma la Germania è uno Stato federale. Allora il senso ha di questa clausola di esistere nel momento in cui c'è molta autonomia dei territori. In Italia, che viviamo ancora in un paese centrale, dove si vive ancora in un paese centralista, direi che la causa di supremazia statale è assolutamente inutile. Non gli serve, non gli serve. Va bene, Zaia, la lascio andare, ci vediamo di domenica anche con lei, me l'ha promesso. Ci verrò sicuramente, grazie per l'invito, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Allora, io devo salutare gli ospiti che ci hanno raggiunto, vedo il sindaco De Magistris, il sindaco di Napoli, lo ringrazio molto, anche perché sono uscita da un collegamento, era parte iniziale del programma, sindaco, con un medico davanti a Loreto Mare, che mi ha fatto vedere, forse lo recuperiamo dopo per lei, però, mi ha fatto vedere il fax mandato dall'ospedale Cardarelli, chiedendo un posto in terapia intensiva urgente per una persona intubata. Ebbene, il risultato è stato negativo, cioè nel bollettino regionale, ce lo siamo detti anche l'altro giorno, no? Esistono i posti sulla carta, poi però eccolo qui, rianimazione Covid, intubato Campania, urgentissimo, chiedono urgentissimo e la risposta è negativo, non c'era un posto dove mettere questa persona. È un tema molto grande, sindaco, questo. È la verità che andiamo dicendo da tempo, ovviamente senza polemiche, perché anche io sono dell'idea che in questo momento bisogna essere uniti, ma non significa che non bisogna dire la verità e dare voce ai medici e agli infermieri che sono allo stremo. Guardi, purtroppo c'è una discrasia tra i numeri che si leggono sui bollettini, dove sembrerebbe che ci sta un ampio spazio di posti letto e terapia intensiva, è la realtà che ha fotografato lei, che è la realtà che conosco anche io, testimonianza di medici, infermieri, sopralluoghi, manca l'ossigeno in alcune farmacie, non c'è più assistenza, è una situazione drammatica. Io, ma anche stamattina, guardi, l'avrete letto le dichiarazioni del professor Ricciardi, che secondo me giustamente sì, dice, ma non ho capito a che aspettiamo ancora. Cioè, c'è un dibattito surreale, la Campania ormai è già una situazione, come dicevamo prima, di stress test, cioè stiamo già... Hanno fatto una cosa incredibile, la Toscana, hanno tenuto gialla la Campania, io ancora non ho capito bene. Vedo collegato con noi Andrea Romano, deputato del PD, bentornato, tra l'altro ha appena dato alle stampe un libro, molto interessante, perché dovete sapere che l'anno 21, 2021 sono 100 anni dalla fondazione del PC e Andrea Romano, che poi era uno storico prima di...
scendere, salire, non so bene più come si dice, si occupava proprio di quello. Eccolo qua, il Partito della Nazione, poi dopo ci racconta Romano. Vedo anche Luca Ricolfi, anche oggi molto molto critico dalle colonne della Verità con il governo, però devo andare a Milano prima, perché con Milluzzi c'è l'assessore Gallera. Eccolo qui, dato che Milano è un'altra di quelle città, prima diceva De Magistris, Ricciardi ha chiesto di avere lockdown di avere la zona rossa per la Campania e il lockdown per Napoli, anche su Milano Ricciardi da tempo che lo chiede. Salve Gallera, come sta? Ben trovato, bentornato all'Aria che tira. Buongiorno, buongiorno. Lei cosa ne pensa, Gallera? Sarebbe il caso di irrigidire le misure? Ma guardi, noi siamo i primi, prima del governo noi abbiamo assunto delle misure via via più importanti, no? Prima abbiamo chiuso alle 18 l'asporto, poi abbiamo fatto il coprifuoco i primi in Italia e adesso siamo zona rossa. Deve arrivare un messaggio forte ai cittadini, questa divisione di colori, quando poi sappiamo che la realtà del territorio, degli ospedali in tutta Italia è di straordinaria sofferenza. A me sembra che non aiuti a dare un messaggio di responsabilità e di serietà. Capisco la necessità di provare a salvare alcune attività economiche, ma bisogna dare un messaggio forte, perché i giorni corrono veloci. Per capire, lei il lockdown a Milano lo considera una cosa che avrebbe senso, come dice Ricciardi, la città di Milano, intendo? Beh, insomma, adesso noi siamo, per ora siamo molto chiusi, speriamo che queste misure servano, l'importante, cioè già tutte le attività commerciali sono bloccate nella nostra regione, quindi siamo già in una situazione che può essere considerata un lockdown. Rispetto a marzo ci sono aperte le attività diciamo professionali oltre alle attività produttive, per cui io penso che la questione è soprattutto di un messaggio che si dà al paese e di una valutazione complessiva sull'intero territorio nazionale. Senta, parliamo un attimo però degli ospedali, perché secondo me il vero problema serio sono questi. Io vengo da Monza, a Monza l'ospedale come una volta era Bergamo e Brescia, ora se Monza, di nuovo sofferenze terribili, di nuovo i medici che lanciano allarmi pazzeschi. E com'è possibile che siamo ritornati in una situazione così difficile? Oggi sa che mi ha detto un medico, mi ha detto, sa, il problema non è avere i letti, avere i respiratori, il problema è avere gli operatori. Lavorare in una terapia intensiva, ha detto, come la Formula 1, ci vuole Hamilton, non ci va un medico qualunque. Questo tema, perché siamo arrivati così tardi e così impreparati, Gallera? Ma perché sono 10 anni che tagliamo sulla sanità, sono 10 anni che il numero delle borse di studio è nettamente inferiore ai fabbisogni che le regioni continuamente dicono, e quando si sbaglia, per fare un anestesista ci vogliono 6 anni di università e 5 di scuola di specializzazione, quindi non ce li possiamo inventare nell'arco di pochi mesi. Questo è il dramma di questo paese, che per troppi anni, per 10 anni è stato un settore, la sanità e la formazione su cui si è tagliato brutalmente anche. Scusi, un'ultima cosa, Gallera, mi è arrivata in mano un'agenzia, i medici di base italiani, questo devo chiederlo naturalmente anche adesso a Romano e a Ricolfi, dicono che non ci sono più vaccini, che è una cosa che a me mi fa andare al manicomio, perché sono mesi che diciamo quest'anno il vaccino antinfluenzale è fondamentale, bisogna distinguere i sintomi dell'influenza dai sintomi del Covid, e vedo qui nella nota che in Lombardia e in Sicilia sono già finiti, perché sono arrivati soltanto 30 dosi di vaccino alla settimana. Ma mi spiega che è successo con questa storia dei vaccini antinfluenzali, Gallera? No, ma guardi, in Lombardia, cioè, guardi, noi l'abbiamo fatto, abbiamo acquistato più del 100% dei vaccini in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo i vaccini per vaccinare tutte le categorie previste dal Ministero come obbligatorie, ne sono arrivati 800.000 entro il mese di ottobre, ne abbiamo dati 100 a testa ai medici di medicina generale, abbiamo vaccinato tutte le RSA, stiamo vaccinando tutte le RSA che hanno già in mano i vaccini, questa settimana arrivano gli altri che serviranno ai medici di medicina generale per completare i loro
pazienti alle nostre SST. Quindi con qualche giorno di ritardo dovuto a un problema nazionale che oggi viene, penso, indicato molto bene dalla Repubblica. Io le dico una cosa però, Gallera, la mia sensazione sa qual è, ricevendo i vaccini. Che sono stati fatti male i conti, perché voi avete preso il doppio delle dosi, ma la gente che vuole fare il vaccino quest'anno è tantissima. Vogliamo tutti farci il vaccino a tutte le età. Io ho 50 anni, me lo voglio fare il vaccino. Noi vacciniamo, scusi. Certo, ma questo non lo deve chiedere alle regioni. Le regioni hanno il compito di dare di acquistare i vaccini per inocularli gratuitamente alle fasce deboli. L'approvvigionamento delle farmacie non è di competenza delle regioni, assolutamente. Allora, vanno sul mercato ad acquistare il vaccino. O è un problema di politica sanitaria nazionale, di certo non delle regioni. Romano, oggi il Corriere della Sera diceva che un italiano su quattro ha fatto il vaccino. Io sono piena di gente che mi scrive che vorrebbe farlo, tanto non lo trova, le farmacie non c'è. Lei naturalmente ha ragione, ovviamente quest'anno c'è stata una richiesta maggiore di vaccini antinfluenzali, però a me fa veramente impressione sentire Gallera, che ha una responsabilità importante come assessore regionale, dire che le regioni non c'entrano niente per quanto riguarda l'acquisto delle partite di vaccini. Non è così, Gallera lo sa bene, ora che dica un'altra cosa... Lo capisco per ragioni, diciamo, di propaganda, no, però dovremmo dire la verità agli italiani. No. Mi scusi, assessore, mi faccia aspetta, finire. Aspetta, Gallera, mi scusi, facciamo parlare Romano, poi lei può rispondere, ovviamente. No, io adesso... Mi faccia cortesemente finire. Guardi, abbia la buona educazione di farmi finire. Lei sa bene, o comunque se non lo sa, dobbiamo dire agli italiani che non tutte le regioni hanno reagito nello stesso modo. Ci sono regioni come l'Emilia-Romagna che hanno acquistato i vaccini per tempo, perché hanno fatto i conti evidentemente giusti rispetto a questo, e ci sono regioni, purtroppo la Lombardia, dove diciamo, il bando per l'acquisto di vaccini è partito in ritardo. Dopodiché non sarò io a fare polemiche, però chi fa politica come lei e lei, assessore, dovrebbe avere un vincolo di verità nei confronti degli italiani, così come sul tema del perché mancano medici in Italia, grande problema, certamente è vero che ci sono stati dei tagli, ma mi fa impressione che un esponente della Lega faccia finta di non ricordarsi che una misura come quota 100, voluta dalla Lega, ha fatto andare in pensione migliaia di medici italiani prima del tempo. E questo evidentemente impatta sul numero dei medici che ci sono in Italia. Dopodiché abbiamo in questi mesi assunto circa 35.000 operatori sanitari, tra medici, infermieri, eccetera, eccetera. È ovvio che non può essere colmato in pochi mesi un ritardo pluriennale, ma almeno da parte della Lega io mi aspetterei un po' di... Allora, faccio rispondere Gallera, così dicesto, poi lo liberiamo. Abbiamo sbagliato a fare quota 100, così come abbiamo sbagliato a parlare di dittatura sanitaria. Guardi, sentivo poco fa Zaia, che è lontanissimo da me politicamente, ma diceva cose sacrosante. Sentiamo la risposta. Scusi Romano, facciamo rispondere Gallera. Allora. Primo, io non sono della Lega, ma sono di Forza Italia. Secondo, dal 2007 il ministro Padoa-Schioppa aveva approvato nel governo Prodi una norma che prevedeva che il costo del personale nel 2020 doveva essere quella del 2004 tagliata dell'1,4%. Questa norma è rimasta in vigore fino al 2018 e al decreto Calabria. Quindi noi per 11 anni non abbiamo neanche sostituito tutti coloro che andavano in pensione per 11 anni in questo paese, i medici che andavano in pensione. Allora, quindi il decreto Calabria ha previsto per la prima volta di incrementare il costo del personale, e io le posso dire da assessore alla sanità che nel 2016 e 2017 nelle conferenze chiedevamo di fronte il fabbisogno di medici, di borse di studio era di 8.500 nel 2017, e l'allora ministro Lorenzini e l'allora presidente Gentiloni ne ha dati 6.900 di borse di studio. Questo per dirle, perché poi questa è la verità dei dati. Per quanto riguarda i vaccini, le regioni nell'intero sistema regionale hanno acquistato 17 milioni e mezzo di vaccini, che sono quelli che servono alle categorie protette. In Italia siamo 60
50 milioni, quindi nessuna regione ha acquistato i vaccini per i cinquantenni o per i quarantenni, ma solo per le categorie fragili, ecco. Questa è la verità. La mia sensazione è che quest'anno valeva la pena far fare il vaccino a chiunque lo volesse fare, è un elemento di civiltà in un anno così difficile. Mirta, io la saluto dicendo, certo, ma non è la regione, non sono le regioni che devono fare questo, eventualmente il governo doveva garantire alle farmacie di trovarle sul mercato, dargliele, questa è la verità, perché se continuiamo a dire il contrario non facciamo quell'operazione verità di cui diceva Romano, che io guardi, faccio quotidianamente, perché sono una persona seria che parla coi numeri e in maniera vera. Grazie, grazie Gallera, buon lavoro, in bocca al lupo davvero. Allora, arrivo da Ricolfi, poi devo andare anche nella mia Napoli, però Ricolfi, un governo di struzzi e incapaci ci terrorizza per farsi obbedire, mi spieghi meglio? Ma cos'è che non è chiaro? Certo, in effetti è già molto chiara l'affermazione, ma perché dice struzzi e incapaci? Incapaci? Beh, allora, incapaci lo sappiamo tutti, anche se in ogni trasmissione c'è l'avvocato d'ufficio del governo. Quello che invece non è chiaro a tutti è il meccanismo psicologico dello struzzo, questo effettivamente ecco. Richiede una spiegazione. Allora, se il ministro della Sanità quest'estate pubblica un libro autoelogiativo e poi è costretto a ritirarlo, vuol dire che era sinceramente convinto che le cose andassero bene, che la seconda ondata non sarebbe arrivata. Perché ne era sinceramente convinto? Perché molti politici adottano la politica dello struzzo, cioè nascondono a se stessi le verità che gli studiosi indipendenti conoscono perfettamente e di cui li hanno avvisati indipendenti, poi lo discutiamo. Discuta pure Romano. Le rispondo professore, le rispondo. Facciamolo finire e poi Romano ovviamente può rispondere, è ovvio, c'è una bellissima... Ma no, io non voglio nemmeno finire, adesso mi aspetto la solita difesa d'ufficio del governo e facciamo la difesa d'ufficio, prego. No, io faccio se vuole faccio la difesa d'ufficio dell'intellettuale e dello studioso, professore. Diciamo, io so che lei adesso è diventato il beniamino di Salvini e della Meloni, la sento spesso citare anche in Parlamento. Guardi, le dico questo. Io ora faccio il politico, in passato ho passato alcuni anni a studiare e a pubblicare. Io penso che tutti noi in questo periodo dobbiamo fare una parte molto difficile, che è quella di contribuire a rasserenare gli italiani in un momento enormemente preoccupante. Non vuol dire dare sempre ragione al governo, ci mancherebbe, il governo ha sbagliato, chi non sbaglia in questa situazione? D'altra parte potrei citare la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ha detto ma noi non ci aspettavamo che la seconda ondata fosse così violenta. Però venendo a quello che lei dice, lo dice spesso, io penso che sia irresponsabile dire agli italiani che c'è una dittatura sanitaria e c'è qualcuno che vuole costringere gli italiani a stare in casa. Anche in questo caso voglio citare Zaia, che è un mio avversario politico, ma ha detto delle cose molto ragionevoli. Quando ha detto che siamo di fronte a un nemico che tra l'altro cambia aspetto ogni giorno, perché io non sono un virologo, ma i virologi dicono che il virus sta cambiando. Sai, ha detto, l'unica cosa che dobbiamo tutti dire agli italiani è di rispettare le regole, anche se quelle regole... Ma io sono non credo state che il professor Ricolfi dica di non rispettare le regole, però non ho capito bene questa obiezione. Lasciamolo parlare. Forse ho letto male, ma sì, quando il professor Ricolfi... Lo rileggo, rileggerò varie volte la sua intervista, ma quando lei professore dice che l'unica cosa che sa fare il governo è terrorizzare gli italiani e dirgli di stare in casa, sinceramente trovo questo messaggio sbagliato, perché già gli italiani sono preoccupati e spaventati. Contribuiamo dicendo le cose che dice lei a disorientare. Allora facciamo rispondere, perché è così, cioè lei pensa che ci stanno terrorizzando inutilmente, che non dobbiamo stare chiusi in casa, che non dobbiamo mettere le mascherine, Ricolfi? Guardi, io sono l'esempio perfetto di quello che dice Zaia. Sono barricato in casa e metto gli assi di legno alle finestre. Figurati se non sono d'accordo su questo. Il problema che io sollevo è questo, che arrivati a questo punto, pur essendosi accorti già un mese fa che era arrivata la seconda ondata, ma avendo ritardato per un altro mese i provvedimenti,
e non avendo fatto nei sei mesi estivi quello che la nostra petizione sta ricordando doveva essere fatto, avendo fatto tutto questo, al governo, ahimè, resta solo un'arma, quella di terrorizzarci e convincerci di stare in casa. Ma ahimè, quindi il tema è la critica a ciò che non è stato fatto per tempo, e questo è il punto di fondo. Certo, non solo, ma io ovviamente sono convinto che dobbiamo stare in casa, però dico anche questo, che ed è il mio punto di contatto con persone che la pensano molto diversamente da me, penso in particolare a Sgarbi, con cui c'è stato un dialogo sulla verità. È meraviglioso, diciamo. Sì, lo so. Ognuno si sceglie i suoi compagni di strada. Certo, lei sceglie certo. Un settore, per carità, simpatico, ma che infatti glielo dico da facciamolo finire, però mi interessava capire con Sgarbi che è successo. Con Sgarbi cos'è successo, professore? Se mi lasciate parlare ve lo spiego, se invece devo essere interrotto continuamente vi saluto. No, prego. E ci vediamo un'altra volta. Finisca. È successo che io sono in completo dissenso con Sgarbi sui messaggi che lui e altri come Zangrillo e come lo stesso governo hanno mandato in questi mesi, messaggi che erano tutti rassicuranti e minimizzanti. Su questo io sono in completo dissenso, cioè non si toglie la paura alla gente dicendo che la situazione è molto migliore, eccetera, eccetera. Quello su cui però sono invece d'accordo con tantissime persone, ivi compreso Sgarbi, è che la strada maestra per salvare l'economia è evitare che la gente abbia paura. E per evitare che la gente abbia paura ci sono due cose minime che vanno fatte, fatte le quali le cose andrebbero molto meglio. Queste due cose minime sono: uno, abbassare il rischio di incontrare una persona contagiosa a un livello che renda questo rischio trascurabile. Questo si poteva fare già alcuni mesi fa, se quando avevamo 300 casi al giorno, anziché dire che andava benissimo e che eravamo uno dei paesi migliori d'Europa, avessimo ascoltato il professor Crisanti che diceva 300 casi non sono affatto pochi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, su cui ringrazio Mirta Merlino di avere così spesso insistito, è il fatto che noi italiani avremmo molto meno paura, saremmo molto meno terrorizzati se sapessimo che in caso di sintomi viene un medico a casa, ti tampona ed esiste un protocollo nazionale di cura delle persone, perché se gli ospedali sono pieni è per vari motivi, ma uno dei motivi fondamentali è che la gente non viene curata a casa, allora, quindi è terrorizzata e va al pronto soccorso. Questo sono assolutamente d'accordo con lei, appunto, lo dico molto spesso. Io devo andare in pubblicità, però devo affacciarmi in questa meravigliosa città che è Napoli. Guardate cos'è, quello è il lungomare. Quello è il Castel dell'Ovo e a quel tavolo ci sono due persone che mi sono molto care. Una è Gino Rivieccio, che è un grande attore, è uno degli uomini più simpatici che ho conosciuto nella mia vita e ha scritto un libro che si chiama Siamo nati per soffriggere. Ma vicino a lui c'è il re della pizza napoletana, Gino Sorbillo. Due Gini al prezzo di uno, una cosa meravigliosa per me stamattina. Pubblicità e torno subito da voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, inquadratura su Napoli, eccoli là, i due Gini. Che meraviglia, ragazzi. Lo so che a Napoli è dura, ma vederla così è veramente la città più bella del mondo. Ragazzi, allora, l'audio. No. Gino Rivieccio, caro Gino. Allora, sono due geni della cucina quei due, perché uno soffrigge l'Italia nel suo libro e l'altro invece fa le migliori pizze del mondo. Ciao Gino, come ti senti? Gino ha avuto Covid, è stato al Cotugno ricoverato, ne è uscito, quindi io sono molto felice di vederlo. Grazie, è tutto bene, stiamo recuperando, diciamo, siamo al 90%, non è stato sicuramente un mese facile e poi quando ti trovi sul fronte, sul campo di battaglia, capisci meglio tante cose e sicuramente rivedi anche certe posizioni, quindi per fortuna ce le possiamo raccontare. Però fammi sottolineare ancora una volta la grande eccellenza sanitaria nazionale che è rappresentata dal Cotugno attraverso il personale, attraverso la struttura,
E veramente, guarda, stanno facendo salti mortali, perché le notizie che mi giungono anche ieri, purtroppo persone in coda al pronto soccorso, non è facile. Lo sa anche De Magistris, del direttore del Cotugno, che dice siamo troppo pieni, non ce la facciamo, abbiamo paura, per dire quanto gli ospedali siano davvero la prima linea e che segnale ci stanno dando gli ospedali. È vero, io voglio ricordare e ringraziare tutte le persone che fanno tanto per chi appunto è ricoverato, per i degenti. Macario in una canzone ringraziava le sue ballerine. Io ringrazio questi infermieri, Marina, Donata, Raffaella, Gabriella, questi angeli in divisa, questi eroi invisibili perché sembrano degli astronauti blindati che però oltre alle terapie danno tanto conforto morale a chi appunto è ricoverato. È proprio così. Gino Sorbillo, come stai? Come vanno le cose? La tua pizza riesci a portarla in giro in questi giorni difficili? Mirta, ciao. Come ben sappiamo sono giorni difficilissimi. Ogni tanto riusciamo ad avere dei tavoli più a pranzo, ovviamente, dei tavoli più diciamo frequentati dalle persone, però poi cala il coprifuoco e lavoricchiare soltanto il fine settimana non serve a tutti quanti noi della ristorazione e della somministrazione a 360 gradi per fronteggiare l'emergenza che stiamo tutti quanti vivendo. C'è con noi anche il sindaco De Magistris. Gino, di cosa avete bisogno voi, sì, voi della ristorazione? Sì, qual è la richiesta che fate? Ma noi sappiamo, capiamo che è un momento particolare, sappiamo che c'è buona, come dire, volontà da parte di tutti per aiutare e per aiutarci. Io farei più che altro un appello a tutti per avere un buon senso, anche a coloro che frequentano i locali, a coloro che decidono di passeggiare, di aggregarsi nel fine settimana, perché l'attenzione non deve essere mai abbassata. Dobbiamo comunque convivere col virus fino a quando non uscirà questo benedetto vaccino. Quindi, come dire, non possiamo prendercela con nessuno. Se tutti quanti noi ci stiamo attenti e abbiamo del buon senso anche nel rapporto con gli altri, anche con i propri cari, allora mi ci sembra un bellissimo la pelle appello la pelle agli altri. È un bellissimo appello. Levatevi la mascherina solo per addentrare la pizza, per il resto girate sempre con la mascherina e non fate fesserie. Sì. Sindaco De Magistris, mi è arrivata un'agenzia a me che dice che il Movimento 5 Stelle porrà al governo la questione della Campania dicendo non può restare gialla. Ma innanzitutto consenti anche di salutare i nostri due Gino e soprattutto Gino Rivieccio, davvero un abbraccio forte con grande stima e grande affetto. Il loro appello è quello condiviso, cioè dobbiamo essere uniti, il momento è difficile, la città di Napoli nei momenti difficili in genere dà sempre il meglio, quindi da questo punto di vista condivido anche quello che dice Gino Sorbillo, convivenza con il virus sarà un periodo lungo, bisogna avere atteggiamenti molto responsabili, essere rigorosi, ovviamente non terroristici e non prendersela con il cittadino che più delle volte cerca di rispettare le regole in un contesto così difficile. Semmai credo, e voglio aggiungere, che se si va verso nuove restrizioni, come pare purtroppo evidente per la situazione degli ospedali, contestualmente il governo deve immettere liquidità, altrimenti all'epidemia sanitaria si aggiunge l'esplosione sociale e diventa tutto più complicato. Scusi, sindaco, a carta bianca, ieri sera ha detto che sta preparando un'iniziativa clamorosa, state preparando. Qual è questa iniziativa clamorosa? Guardi, noi siamo molto preoccupati di questo giallo Campania, non il colore, perché se fosse la situazione gialla sarei felicissima. Io, siccome so che la situazione degli ospedali è molto difficile, l'abbiamo detto a inizio trasmissione, a questo punto dobbiamo far accendere un faro più importante sulla Campania da parte del governo. Cioè il governo deve comprendere che la situazione in questo momento non è quella che emerge purtroppo dai numeri formali che ci vengono forniti ogni giorno. E cosa hai in mente per accendere questo faro? La situazione negli... No, faremo con la Giunta e io personalmente nella giornata di venerdì adotteremo dei provvedimenti importanti per accendere il riflettore più significativo sulla città, nell'ottica che però dicevamo prima, non di contrapposizione ma di unità della città, perché la città nelle sue componenti in questo momento sta dimostrando grande coesione. Quindi chiude il centro storico, chiude il lungomare? Guardi, magari potessimo chiudere il lungomare e risolvere il problema. Lei conosce Napoli molto bene.
se chiudi il lungomare che è 4,5 km, la gente che va sul lungomare non è che scompare, soprattutto ha il diritto di andare al ristorante, come avete fatto, mostrato voi. Noi abbiamo un elenco in questo momento di 80 strade, pensi un po', 80 strade in cui il fine settimana ci stavano migliaia di persone. Allora non dobbiamo essere ipocriti, se il problema è le persone che camminano e hanno diritto di camminare, ci vuole la zona rossa. Se invece riusciamo, come dire, a mettere in campo una serie di azioni che impediscono la zona rossa, questo deve passare soprattutto da un senso di responsabilità da parte di tutti, altrimenti chiudere una strada o chiudere due strade può avere addirittura l'effetto paradossale di ingolfare le altre strade, come è successo a Salerno per esempio questo fine settimana. Allora, venerdì torniamo da lei, così vediamo di capire cosa succede a Napoli. Io devo salutare i due Gini, purtroppo ho avuto poco tempo, ve lo dico Gini, però questo libro, caro Gino, io me lo sono cominciato a leggere, a parte che come sempre è divertentissimo, racconti tante cose, non solo del nostro paese ma anche delle nostre esperienze personali, ma finisci con una frase bellissima: le tue osservazioni le hai scritte con la mano sinistra, la mano del cuore. Mi è molto piaciuta questa cosa e torni presto, così continuiamo a parlarne. In bocca al lupo a tutti e due, anche per Gino Sorbillo e a quelle meravigliose pizze napoletane che io amo. Mirta. Cosa, Gino? Voglio ricordare la prefazione di Magdi Allam, che ne ha curato la prefazione appunto del libro, un libro pensato, al quale tengo molto. E quindi ci sarà modo poi di riparlarne. Allora, ci torniamo presto, ci ha raggiunti l'ex ministro dell'economia Giovanni Tria, con lui devo parlare di una grande iniziativa, Rinascita Italia. Vedo anche collegata Alessandra Ghisleri, credo che sta arrivando anche Antonio Padellaro. Abbiamo molte altre cose da discutere con voi. Non andate via, rimanete lì perché io torno fra pochissimo. Mambo Italiano! Mambo Italiano! Allora, eccoci qua, 12.02, siamo un po' in ritardo, è stata una mattinata molto intensa, vedo già collegato con noi Giovanni Tria, lo ringrazio per essere con noi, vedo Antonio Padellaro, che bella, che c'è una finestra dietro, Antonio? Ah no, c'è la scrivania, sì. No, mi sembrava una finestra, no, va bene. Ciao Antonio, e vedo anche Alessandra Ghisleri con la sua Marilyn Monroe, che io mi confondo sempre tra lei e Marilyn. Prego, sotto corona, che hai fatto? Tutto rosso oggi? Oggi la zona rossa l'ha fatta sotto corona? Abbiamo messo dei confini rossi, no? In maniera che si veda bene il passaggio di regione, perché, guardate, ci sono queste nuvole sul Tirreno, poi toccano un po' la Toscana, ma questa fascia grigia che parte dal Piemonte, bassa Lombardia, Emilia Romagna, sono nebbie persistenti, perché che ci siano la mattina con questa situazione di alta pressione è abbastanza normale, però si dovrebbero dissolvere, però in qualche caso resistono anche nelle ore centrali della giornata. Per quello che riguarda le piogge, siamo sempre sul solito filo delle piovigine, in realtà, che potrebbero prendere appunto questa zona che abbiamo appena visto, e poi vedete sono molto presenti sul mare, si affacciano sulle coste, però nel complesso sono molto poche. Domani ce n'è forse qualcuna in più, è più estesa la zona, prende quasi tutto il centro, parte del sud, in cui ci potrebbero essere deboli piovigine, quindi possono essere giornate un po' grigie, ecco, questa magari si nota di più. E infine la giornata di venerdì, che mantiene ancora questa fascia che abbiamo visto, che prende tutta l'Emilia Romagna, e poi davanti alle coste della Campania, della Basilicata, della Calabria, forse pioggia, perché se una pioggia è già troppo. Chiudiamo con una foto che ci ha mandato Ernesto. Sembrano proprio, oddio che meraviglia, sembrano quei cipressi che da Bolgheri alti e stretti vanno verso San Guido in duplice filare, e invece sono proprio quelli di Bolgheri, quelli che meraviglia, con quel rosso finale. Ecco, è molto importante questa immagine, grazie Paolo, perché io, sapete cosa sento in questo periodo invece? Che davanti a noi non riusciamo a vedere che il buio, e questo è il grande tema. Alessandra in un'intervista ha detto che abbiamo davanti, al contrario che a marzo, oggi abbiamo davanti le tenebre del lungo inverno. Ecco, questa è la sensazione che io percepisco, e per questo sono molto contenta che c'è la Fondazione Carli, che è una grande fondazione in nome di un grande italiano che era Guido Carli, che è presieduta da Romana Liuzzo, che ha voluto, proprio in un momento così difficile e così buio,
lavorare su invece un grande evento che si chiama Rinascita Italia. Proprio per dire, è adesso, è quando veramente il buio ci sembra l'unica prospettiva che dobbiamo immaginare come rinascere. Ed è anche per questo che ci tenevo molto ad avere oggi con noi Giovanni Tria, perché sarà una delle persone che parteciperà a questa grande convention del 4 di dicembre all'Auditorium, al Parco della Musica. Ci saranno grandi uomini dell'economia e dell'impresa italiana, da Carlo Bonomi ad Aldo Bisi, a Urbano Cairo, a Fedele Confalonieri, Brunello Cucinelli, Carlo Messina, Fabrizio Palermo, Francesco Sarace, molti grandi nomi. Per fare cosa, Tria? Come si può pensare oggi davvero a una Rinascita Italia? Beh, si può pensare evidentemente partendo dalle situazione di eccellenza che abbiamo in Italia e programmare la riconversione in parte dell'economia italiana verso le nuove frontiere. Diciamo, noi abbiamo bisogno di grandi investimenti, di grandi progetti, e questo evento chiama, come le ha detto, persone che tutte, eccetto me, hanno fatto in parte la storia dell'economia italiana, nella parte buona dell'economia italiana, sono i protagonisti attuali dell'economia italiana, e qualunque siano i programmi per il futuro, saranno loro in qualche modo a essere protagonisti della quindi loro attuazione. Quindi, per capirci, professore, non i ristorini, come li chiama lei, ma invece una grande visione per il dopo. Cioè la Fondazione Carli scende in campo per dire noi ci siamo, lo possiamo immaginare, un vero futuro diverso per il nostro paese, proprio oggi. E questa è l'idea. Questa è l'idea, e partendo dalle persone che appunto hanno fatto l'economia, fanno l'economia italiana e hanno la visione di quelle che sono le sfide future anche nel contesto internazionale, perché l'Italia ha bisogno non soltanto senta, di idee, ministro, ministro, la chiamo ancora ministro, no, professore. Senta, ma lei dice spesso che questo governo non è all'altezza, è molto critico, ma cosa ci vorrebbe allora in un momento così difficile per l'Italia? Ci vorrebbero i tecnici famosi? Ma io non è che dico che questo governo non è all'altezza, in genere espongo le mie idee critiche sulle politiche, non personalizzo, cerco di non personalizzare mai, e quindi non entro in politica. Ritengo che siano state fatte degli errori di conduzione, errori che possono essere anche scusati dal fatto che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, a una situazione nuova. Ma ritengo che alcune cose siano state fatte nel modo non corretto. Appunto, non lo vedo però come un attacco. Allora, diciamo, la questione è oggi, lo stiamo vedendo, cosa sta succedendo? Noi abbiamo bisogno ovviamente di fare tutto quello che può essere fatto per la salute, per difendere la vita degli italiani, la salute degli italiani, per bloccare il Covid. C'è un problema però di collaborazione e di coesione sociale. Questo si può ottenere soltanto partendo da un principio, che poiché quello che si sta facendo dal punto di vista della salute pubblica impatta a beneficio di tutta la popolazione, non si può pensare che solo una parte della popolazione ne subisca il costo. Allora, professore, si fermi un attimo, perché su questo tema voglio sapere da Alessandra cosa ne pensano gli italiani, cioè qual è il livello di fiducia nel governo, qual è la sensazione che c'è. Oggi un'infermiera meravigliosa mi ha detto: a questo giro sono cambiati gli italiani, sono stanchi, sono insofferenti, sono intolleranti. Sentiamo Alessandra e poi sentiamo un commento di Antonio Padellaro. Prego. Sono stanchi, sono intolleranti e hanno poca fiducia. Quello che vince è l'emozione. Ora, non è colpa di Tizio e Caio, il tema vero è che c'è un'emotività talmente forte che penalizza ovviamente chi ha il potere di dover governare e chi governa. Ma non è una bocciatura completa, semplicemente quello che manca è il coraggio di non essere così legati a una struttura politica e di prendere anche scelte diciamo poco popolari, ma che aiutino la popolazione ad andare in una direzione per vedere quella luce che abbiamo visto prima tra i filari di Volgheri. Allora, di fronte a questo, la gente è tornata più forte la paura del contagio, perché il contagio è di fianco a noi, quindi tra i nostri amici, tra i conoscenti, i datori di lavoro, i colleghi, ed è tornata per l'Italia la paura di non potercela fare. Io credo una cosa, che anche in questo grande evento che hai citato,
Mi piacerebbe vedere anche le donne, perché è stata una sfilza di uomini e le donne sono quelle meno garantite e hanno aiutato l'Italia. Pensiamo in Europa, pensiamo alle grandi donne e io credo che un posto anche per donne capaci ci sarà. Guarda, la presidente della società della Fondazione Cali è una donna, Romana Liuzzo, gliene parlerò perché sono sicura che insomma il tema delle donne andrà preso in considerazione, perché credo anch'io che le donne hanno una capacità di reazione agli eventi avversi molto particolare, molto costruttiva, molto pragmatica. Antonio Padellaro, oggi scrivi una cosa che mi ha molto colpito, devo dirti la verità, nel tuo pezzo scrivi: teniamoci pronti a celebrare lo spirito fazioso della disunità nazionale. Il tutto contro tutti e le ultime settimane non lascia del resto molto spazio all'ottimismo. Beh, mamma mia, non è una bella prospettiva, perché i tempi saranno duri e se questo è il clima, la vedo veramente molto complicata, caro Antonio. Allora, io faccio il cronista, non sono né un profeta né qualcosa di simile, e vedo la differenza tra il famoso 9 marzo, quando c'era un uomo solo al comando, che era Conte, no? Che da un momento all'altro chiuse l'Italia, e questa sua scelta fu accolta con favore, con condivisione, con le bandiere sui balconi, no? Lo ricordiamo, non è passato tanto tempo. Oggi è stata scelta un'altra strada, la strada della collaborazione, della condivisione, ed è una strada che purtroppo si sta mostrando, sta creando una serie di problemi, perché è giusto che parlino tutti, e io mi immedesimo nelle categorie che in questo momento stanno soffrendo, in quello che diceva Alessandra Ghisleri sull'insofferenza dei cittadini. Però dobbiamo deciderci: o scegliamo l'uomo solo al comando che dice signori si fa come dico io, oppure dobbiamo abituarci a condividere con tutti i problemi che la cosa comporta le decisioni. Qui vorrei fare un esempio abbastanza banale. Sì. Noi abbiamo subito un terremoto, perché io credo che il Covid, più che a una guerra, vada... l'analogia una grande con i calamità terremoti. Naturale. Ecco, una calamità naturale. All'inizio, appena finite le scosse, l'Italia si è subito mobilitata, però sono cominciati a nascere i problemi. Mentre si cercava di fare qualcosa, è arrivata un'altra scossa. Allora, è difficile lavorare, lo diceva molto bene il professor Tria, con grande equilibrio, è difficile lavorare in condizioni nelle quali le scosse continuano, perché noi siamo ancora dentro al terremoto e non sappiamo esattamente quando finirà. Allora, questo è un bel tema, effettivamente, mentre durante il terremoto l'idea che ci sia qualcuno nella stanza di fianco che sta litigando forsennatamente davvero non ci torna, ecco, mi verrebbe da dire. Abbiamo fatto delle domande tre anni su Conte, ma possiamo mandarne un pezzettino piccolo? Perché mi dite che è divertente, vediamolo, dai, pezzetto. La prima ondata gli avrei dato un 6,5, adesso 5. Mi fido di te. Tanti proclami, la potenza di fuoco, non abbiamo visto nemmeno una micetta. Non mi fido assolutamente, sono degli incompetenti. Purtroppo la fiducia viene meno. Io mi fido solo di mia madre. Nei momenti più difficili è stato molto efficace. La sua popolarità in questo momento è un po'... Adesso sembra così, un pochino più in dubbio. Da sicurezza, da pacato. Vecchio democristiano. L'uomo giusto al posto giusto. Conte, non Conte, fate come vi pare. La diffidenza non è a lui personalmente, ma a quell'altro due scemi che lo sostengono. Ti fidi del premier Conte? Ti direi di no. Hanno avuto tutta l'estate per programmare qualcosa che non hanno programmato e non hanno fatto. La gente si è cominciata a rompere le scatole. Governare questa epidemia penso che sarebbe stato difficile per chiunque. Stiamo a fare gioco delle tre carte, detto a Roma, insomma. Responsabile non è nessuno. Un po' il popolo sicuramente sarà stanco, perché è quasi un anno. Né il premio, né il governo, né il popolo. E un po' sicuramente ci sono un po' di falle a livello governativo. È il virus.
Allora, mi fido solo di mia madre, da mamma, mi piace molto questa idea, però insomma diciamo che è un po' poco, è un po' poco. E cara Alessandra, è finita la luna di miele con il Premier, secondo te? No, non è che è finita la luna di miele, è che purtroppo questo governo ha una difficoltà nel seguire che le situazioni che loro portano avanti siano applicate. E bravo, ne hanno dato più volte la messa a terra. Io sono d'accordissimo con te. Tra quello che si dice e quello che si fa c'è sempre un abisso. Che poi può essere la burocrazia, può essere... Però in una situazione di emergenza non esistono anche dei codici speciali per interrompere quelle parti burocratiche e dire perfetto, tabula rasa, per questo si fa così, così, così. Perché secondo me andando avanti così andiamo a sbattere. Cioè la difficoltà è quella di trovare un'unica strada. Allora, abbiamo la pubblicità, però poi devo arrivare da Antonio, perché forse il tema è proprio questo. Gli italiani si aspettano che alcune cose succedano. Dal tampone a trovare il vaccino antinfluenzale in farmacia. Piccole cose che però devono capitare. Pubblicità, torniamo subito con voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, Antonio, tu spesso ci ricordi che effettivamente che è un grande cataclisma, che negli altri paesi non fanno meglio di noi, ma c'è un tema di responsabilità su alcune cose concrete da cui non si può uscire, diciamo, che non si può eludere, ecco. Ma certamente, questo è il tema, però è una responsabilità collettiva. Se Alessandra Ghisleri volesse ampliare le domande che ha fatto a proposito del governo, c'è un punto di domanda alla fine di questa mia affermazione, lei pensa che i presidenti di regione prenderebbero più del 5,16% che ha preso di media il governo? Pensa che il comitato tecnico scientifico e i virologi in generale prenderebbero una media più alta? Pensa, per esempio, che se gli italiani fossero chiamati a giudicare se stessi, pensa che sul piano della responsabilità degli assembramenti, eccetera, prenderebbero bella un domanda punto superiore? Io penso di no. Io penso che complessivamente tutti cercano di fare quello che possono, però è evidente che la sfiducia è in questo momento l'elemento dominante. Del resto non potrebbe essere diversamente, perché il professor Tria lo sa, governare, fare, è molto più difficile che parlare, giudicare, commentare, no? Mi sembra, credo. Allora, Alessandra torna nei prossimi giorni con tutte queste belle domande, con tutte le medie, cara Ale. Sei richiamata sugli altri voti. Professor Tria, noi ci vediamo invece il 4 di dicembre alle 17 alla Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica, per Rinascita Italia, Fondazione Guido Carli. Sarà molto interessante esserci. Noi domani mattina siamo qui con voi, dopodomani pure, eppure domenica alle 14 in punto io sarò con voi per la nostra aria di domenica. Fatemi un bello in bocca al lupo, Alessandra e Antonio. Va bene, ciao a tutti, a domani.